mio nome è Connor. Questa è la nostra storia. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Matt e bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra serie secondaria, in questo caso Detroit Human Revolution, episodio 1 della mia Blind Run. Iniziare questa serie vi assicuro ragazzi che è stato un parto. Ho scoperto che la GeForce va in crash costante con la versione PC di Detroit, ho passato tipo le ultime ore e mezza ad aggiornare tutti i driver e ho passato anche l'ultima mezz'ora per cercare di settare OBS che non mi registrava dov'era il gioco. È stata una cosa allucinante, ma ci siamo ragazzi, ci siamo. Non conosco assolutamente nulla, come vi accennavo, della trama, so solo che si tratta molto probabilmente della singolarità tecnologica, cioè l'autocoscienza della IA. Per il resto non so assolutamente niente. Detto questo, direi ragazzi, come vedete qua c'è un continuous, ma solo perché ho dovuto settare l'audio. Vi faccio vedere bene alcuni aspetti del gioco. Giochiamo a difficoltà esperto, quindi comandi avanzati, sfida impegnativa e un errore può comportare la perdita del personaggio. Cerchiamo di giocarcela con attenzione, ma soprattutto seriamente dal punto di vista narrativo. Inoltre, video ovviamente si gioca a 1020x1080 in qualità tutta alta. Volevo tentare anche l'ultra, ma mi sono detto meglio di no, perché essendo molto pieno di video, magari interazioni, non so quanto possa pesare sulla mia CPU. Vedrò magari meglio dal prossimo episodio. Detto di questo, l'unica cosa che so è che questa è Chloe, perché l'ho vista durante le prime accessi al gioco. E quindi ragazzi, iniziamo, nuova storia, inizia il nostro cammino con Detroit Human Revolution. Negoziatore sul posto. Ripeto, negoziatore sul posto. Ah, cavolo, iniziamo già a giocare. Ok. Possiamo... Phillips John, data di nascita del 99, quindi ha 39 anni. Vive a Detroit, ha una figlia e una moglie. Ok. Che figata, bisogna muovere il mouse a dovere per compiere le azioni. Origine Delta del Gange. Possiamo salvarlo? Ok, dai, salviamo il pesciolino. Male non fa. Software instabile? In che senso? Ok. Qua abbiamo qualcosa da indagare. Che cazzo è? Prego, salvi la mia bambina! Cosa? Mandate un androide? Mi spiace, dobbiamo andare. Non potete farlo! No! Perché non mandate una persona vera? Non potete avvicinare quella cosa a lei! Ok! Qualcosa mi dice che abbiamo... La gente inizia già ad avere... Partiamo già avendo un brutto rapporto con gli androidi. Ok. Fermi tutti. Allora, trova il capitano Allen. Va bene. Non me ne frega un cazzo. I miei sono pronti, aspettate.
Che cavolo sta succedendo? Ah, ok, va bene. Siamo obbligati a parlare col capitano. Ok. Capitano Allen, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Spara a tutto quello che si muove. Ha già ammazzato due dei miei uomini. Potremmo intervenire, ma sono sul bordo della terrazza. Se lui cade, lei cade. Ok. Nome del deviante. Conosce il suo nome? Non ne ho idea. È importante. Mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Comportamento. Ha mai manifestato comportamenti anomali prima d'ora? Senti, salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Ragazzi, ma secondo voi quello lì che fa probabilità di successo 48%? Merda. Ragazzi, siamo nella situazione di merda proprio. Il capitano, sbaglio? Oppure mi sembrava avesse le fisionomie dell'attore che ha fatto Io Robot? Come cavolo si chiama? Non Io Robot. Sì, Io Robot, la serie. Ok, allora cerchiamo di indagare un pochino in giro. Vediamo se... analizza. Ok, quindi... diciassette proiettili. Ok, è una 12 mm. Munizioni 355. Proviamo a fare una ricostruzione. Ok, dobbiamo usare AED per scoprire. Ah, ok, abbiamo la possibilità di ricreare la situazione. Ok, quindi abbiamo la possibilità di vedere anche la situazione intorno. Proviamo a vedere cosa succede man mano che... Ah, perfetto, allora, la situazione è all'incontrario. Stiamo andando dall'ultimo evento capitato a quello... capitato all'inizio. Proviamo a vedere un po', analizzando. Il deviante ha preso la pistola del padre. Ok. Interessante. Adesso bisogna capire un attimo prima il perché ha deciso di farlo. Ma poi soprattutto sembra che tenga in ostaggio la figlia. Ispeziona la stanza dell'ostaggio. Magari la scrivania ci può dare delle informazioni utili. Ok, effettivamente la figlia sembra avere un ottimo rapporto con Daniel. Perché improvvisamente ha deciso di rapportarsi in maniera così violenta con lei? Ah, la bambina non ha sentito gli spari. Ok. Allora, la ragazzina era totalmente ignorante riguardo a quello che è successo. Ora bisogna cercare di analizzare un po' la questione. Proviamo a vedere in bagno. Sembra tutto a posto. Ok. Ok.
Da qua ci eravamo già arrivati, quindi non penso che ci sia nulla. In compenso proviamo a vedere... Wow! Wow, ragazzi, ma questo è il padre! Cazzo, l'androide ha ucciso il padre! Vabbè, grazie, questo l'avevo notato, che era deceduto. Questi sono i colpi d'arma da fuoco, sicuro. Reni sinistro perforato, trauma mortale all'addome. Aia, morto di perforazione al rene. Emorragia polmonare. E il terzo colpo l'ha preso dove? Al polmone. Due colpi al polmone e uno al rene. Ok. Aspettate un attimo. Ah, eccolo lì. Ah merda, di spalle gli ha sparato. Gli ha sparato di spalle. Il padre stava stringendo qualcosa. Dov'è finita la tavoletta? Ah, eccolo lì. Cosa stava guardando il padre? Vediamo un po'. Possibilità di successo 59%. L'ordine per un androide AP700 è stato immesso. La Cyberlife l'ha... Wow! L'androide stava per essere sostituito. Oh cazzo! Merda! L'ha colpito, porca troia, bisogna sbrigarsi qua, ragazzi. Rischiamo grosso. Al momento sembra che gli SWAT siano pronti ad intervenire e che... Ok, no, no, no. Zittiamolo, mi sembra che tenere assolutamente a volume alto la news non è buona, perché potrebbe rivelare all'androide le azioni del ha mosso la gamba. Ok, allora non ha ucciso il poliziotto, fortunatamente. Il problema è che bisogna capire... L'agente del DPD è intervenuto per primo. Ok. Ferita da proiettile. L'ha beccato al cuore, mazza. E questo è un pugno? Ah no, ok. Agente Descartes, Anthony. 1,77 m, 77 kg. Residuo di sparo, stifnato di piombo, solfuro di ammonio, un singolo colpo. Quindi probabilmente il primo poliziotto che ha cercato di intervenire ha sparato per primo ed è stato colpito in risposta. Eccolo là. È arrivato, ha sparato e ha colpito l'androide. Il poliziotto ha sparato al deviante, esatto. L'ostaggio ha assistito alla sparatoria. Aia. Ah, eccola là, la pistola. E abbiamo individuato l'arma del poliziotto. Ok. Vediamo se riusciamo a prendere l'arma.
Ok, riponiamo l'arma. Agli androidi non è permesso, quindi cerchiamo di giocare corretti. Qua abbiamo qualche informazione? Spariamo, oh, pezzo di merda, se no proprio nemmeno. La scarpa della bambina. Tracce di sangue, forse l'ostaggio è ferito. Probabilmente deve essere il sangue del poliziotto. Che cazzo stai facendo? Ci vuoi parlare o cosa? Ok, ok. Usciamo. Abbiamo aspettato anche troppo. Indietro! Non avvicinarti o mi butto! Oh, è rosso! Il chip laterale è rosso! Ciao Daniel! Com'è? Mi chiamo Connor! Come sai il mio nome? So molte cose su di te! Sono qui per aiutarti! Porca troia, 57%! Ok, ottieni la fiducia del deviante e avvicinati lentamente. Non voglio farti del male. Voglio solo parlare e trovare una soluzione. Parlare! Non voglio parlare! È troppo tardi ormai! Troppo tardi! So che tu ed Emma vi conoscevate bene. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. Ho mentito! Pensavo mi volesse bene. Ok, è giallo. Il chip è giallo. Ma sono come tutti gli altri umani. Daniel, no. Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia. Di contare qualcosa. Ok, piano, piano. Una cosa da buttare quando hai finito. Senti, so che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. No, non è colpa mia. È blu, io dai. Non volevo questo. Li amavo, lo sai. Ma per loro non ero niente. Sono uno schiavo a cui dare ordine. Cazzo. Questo rumore mi sta facendo impazzire! Digli di mandare via quell'elicottero! Ok, cerchiamo di tenerlo tranquillo. La situazione è sotto controllo. Ecco, come mi hai chiesto! Diamogli fiducia. Devi fidarti di me, Daniel! Lascia andare l'ostaggio e ti prometto che tutto andrà bene! Voglio che mandi via tutti! E voglio una macchina! Una volta fuori città la lascerò libera! Impossibile, Daniel! Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male! Avevamo un'opzione! Morire. Rassicuriamolo. Non stai per morire, faremo una chiacchierata. Non ti succederà nulla, hai la mia parola. Ok, dai che ce l'abbiamo fatta, dai. Ok. Dai. Mi fido. Dai. La ragazzina era davvero ferita, No! Merda! Speravo davvero che lo tenessero buono. Mi hai mentito, Connor. Mi hai mentito. Ah. Missione compiuta. Ok. Ok.
avevamo la possibilità di fare scegliere un'opzione che però ci era preclusa, penso dovuto al fatto che alcune opzioni non le abbiamo, non siamo andate a scoprirle prima. Spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Il gioco, sto notando che, possiamo dirlo in maniera non troppo pulita, è ottimizzato da fare schifo per computer, ma proprio da fare schifo, perché crasha di continuo. Quindi abbiate pazienza se vedrete qualche taglio, qualche assemblaggio vario in fase di editing, è per questo motivo. Detto questo, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo primo episodio. Ditemi che cosa ne pensate. Io wow, sono davvero molto positivo al riguardo, perché non l'ho mai giocato, quindi sono molto 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 motivato. E detto questo, ragazzi, ci vediamo come sempre dalla prossima settimana con tutte le serie del nostro canale, quindi Europa Universalis 4 Bisanzio due volte a settimana, Crusader Kings 2 con il Regno di Romagna due volte a settimana, XCOM 2 War of the Chosen con i vostri personaggi in game e Detroit Human Revolution. Un saluto a tutti, ragazzi, a presto, ciao!